Senatore Mirabelli, così siamo nel pieno del rispetto della par condicio. Ha chiamato, senatore, una telespettatrice che voleva avere un po' di informazioni sul referendum. L'onorevole precedente ha detto ovviamente la posizione che rappresenta il suo partito. Chiedo anche a lei la sua e le chiedo, aggiungo, se questo referendum, insieme alle elezioni regionali e alle elezioni amministrative, possono cambiare, insomma, quella che potrebbe essere la situazione governativa. In quanto alla posizione del Partito Democratico, come sapete, il Partito Democratico nell'ultima lettura sul testo alla Camera della riduzione dei parlamentari ha votato a favore perché questa volta e quel voto è stato collegato anche a un accordo di governo che prevede non solo la riduzione dei parlamentari, che così com'è nata sembrava più una scelta di antipolitica, ma adesso collegato a una serie di riforme che stiamo facendo, dalla riforma elettorale all'abbassamento a 18 anni del voto per tutti, anche per il Senato, fino alla revisione delle rappresentanze regionali collegate a queste riforme. Credo che la riduzione dei parlamentari rientri in un ragionamento che noi abbiamo sempre fatto sulla necessità di rendere più efficienti le istituzioni. Decideremo lunedì, però credo che il Partito Democratico alla fine in questo contesto e collegando la riduzione dei parlamentari a una serie di altre riforme darà indicazione di voto positiva e dirà di sì. È evidente che si vota il 20 in 7 regioni, cui alcune importanti del nostro paese. È evidente che l'esito di quel voto avrà ripercussioni politiche. Non credo oggettivamente che in questo momento il voto delle regionali possa essere assimilato a un giudizio sul governo, anche perché purtroppo nella maggioranza delle regioni in cui si vota, le forze di maggioranza che sostengono il governo si presentano divise. È evidente. Poi il voto degli italiani conta sempre, pesa sempre, dovremmo fare delle riflessioni, però io penso che il governo stia lavorando bene per affrontare la pandemia, per affrontare la ripresa. Non credo che si voti su questo, quindi non penso che ci saranno, a meno che ci siano dati oggi, non prevedibili, ci siano ripercussioni sul governo. Tocchiamo i temi sia legati alla salute che quelli economici. Il ministro Speranza annuncia che i primi vaccini dovrebbero arrivare entro la fine dell'anno. Intanto continuano a salire i contagi, sono forti le preoccupazioni anche in vista del prossimo rientro a scuola e su come saliremo sui mezzi pubblici, senatore. Sì, è evidente che la ripresa di settembre comporta una serie di problemi, che bisogna fare una serie di scelte che non sono facili, non sono scontate, ma stiamo vedendo che in tutto il mondo, in tutta Europa, questo è un grande problema, questo riaprire delle scuole pubblico. Mi pare che si stia lavorando, io credo che con la collaborazione di tutti, con la collaborazione di tutte le istituzioni, si possa fare in modo che i nostri ragazzi tornino a scuola in sicurezza. Si stanno facendo molte cose, si stanno cominciando a fare tamponi e esami per i medici, i banchi stanno arrivando, si stanno facendo scelte, come è giusto che sia, sul trasporto pubblico per fare in modo che venga utilizzato, ma venga utilizzato in sicurezza. Mi pare che si stia facendo anche bene in molti comuni, penso al comune di Milano rispetto alla
sottolineatura della necessità di non fare in modo che tutti vadano a scuola nello stesso orario, quindi una differenziazione degli orari proprio per non caricare, come succedeva prima negli orari di punta, il trasporto pubblico di un eccesso di affluenza. Si sta lavorando, è evidente che stiamo affrontando un problema assolutamente nuovo, non è semplice da affrontare, lo stiamo facendo. Io credo francamente che su questo l'unica cosa che non serve sia fare polemiche politiche, agitare i problemi. Sarebbe bello se su questa questione tutti insieme lavorassimo per dare alle famiglie italiane la tranquillità di mandare i ragazzi a scuola e di sapere che possono andare a scuola i ragazzi in sicurezza. Legato adesso all'economia, al lavoro, ci stanno scrivendo ancora tanti cittadini, senatore, che non hanno avuto i sussidi che speravano di avere, che stanno aspettando. Ci sono ancora delle persone che non hanno preso la cassa integrazione, c'è un mercato occupazionale che fa fatica a riprendersi in alcuni settori, quindi da questo punto di vista l'allerta è massima. Sì, no, l'allerta è massima. Guardi, io sulla cassa integrazione e i sussidi si è fatto un grandissimo sforzo. Poi ci sono casi che bisognerebbe affrontare anche individualmente, in cui i sussidi non sono arrivati o la cassa integrazione non è stata richiesta dalle aziende. Lo sforzo che sta facendo il Paese è grandissimo. Abbiamo appena fatto un decreto ad agosto per rinnovare la cassa integrazione e il blocco dei licenziamenti fino a fine dicembre. È evidente che questo non può rappresentare una soluzione all'infinito. Bisogna sostenere le aziende, sostenere il lavoro. Gli ultimi dati ci dicono che le imprese stanno ricominciando a lavorare. Abbiamo fatto alcune scelte in questi mesi, proprio ieri abbiamo finito di votare il decreto semplificazione, che introduce una serie di norme che dovrebbero facilitare il lavoro, facilitare gli appalti, facilitare gli investimenti sulle infrastrutture, velocizzare con la digitalizzazione i rapporti tra imprese e pubblica amministrazione, ma soprattutto tra cittadini e pubblica amministrazione, rendendo meno burocratico il paese e quindi creando più opportunità di costruire impresa, di costruire lavoro. Abbiamo, appunto, dicevo ora, investito sia sugli ammortizzatori sociali, quindi cassa integrazione e sussidi, ma anche sulla ripresa. Il bonus 110% sta rilanciando il settore dell'edilizia. È evidente che la strada per uscire è lunga. Noi abbiamo una grande sfida, ce l'ha tutto il paese. Il Recovery Fund rappresenta un'occasione straordinaria, sono 120 miliardi, possono essere o di prestiti o di soldi a fondo perduto che devono essere spesi per garantire un futuro al paese, che vuol dire digitalizzazione, vuol dire economia verde, vuol dire investimento sulla ricerca e sull'innovazione. Questa è la sfida che ha di fronte il paese e che ha di fronte il governo, cioè come spendere questi soldi per garantire più occupazione, per migliorare la qualità della vita. Sul tema della ripresa, insomma, questo autunno, Mirabelle, noi ci siamo lasciati alla fine di luglio con le previsioni di un autunno preoccupante, cioè tant'è che mi ricordo la stessa ministra Lamorgese che espresse preoccupazione, no, per i mesi dell'autunno, che potevano essere mesi caldi, anche con un'ipotesi anche di agitazione importante di cittadini che appunto non ce l'avrebbero fatta a sostenere il peso di una crisi così imponente. Sì, il rischio rimane, è evidente. Il Covid non è colpa di nessuno,
abbiamo cercato e stiamo cercando di gestire la situazione nel migliore dei modi, cercando di non lasciare nessuno da solo. I provvedimenti di cui parlavo prima sono tutti provvedimenti che vanno in questa direzione. A questi si aggiungono il salario per le persone più in difficoltà, i contributi che sono stati ridati ai comuni per sostenere le persone indigenti. È evidente che dobbiamo fare questo sforzo, dobbiamo continuare a farlo. Più saremo bravi a fare questo sforzo, più saremo bravi a evitare che le persone si sentano da sole e più lavoreremo per evitare tensioni sociali e che la crisi sfoci in tensioni sociali. Il rischio c'è, ripeto, il tema non è agitarlo, il tema è cercare di risolvere, affrontare i problemi per evitare che le tensioni sociali esplodano. In questi ultimi giorni è stato molto impegnato sul decreto semplificazione, avete fatto anche nottata in Senato. A che punto è? Che cosa produrrà per il Paese? Ma glielo dicevo prima, abbiamo finito, adesso domani si vota definitivamente al Senato, poi passa alla Camera, ma è un decreto importante per tante ragioni. Intanto serve a velocizzare gli appalti, le opere pubbliche, dando la possibilità in particolare ai comuni e alle regioni di saltare dei passaggi, di semplificare le gare per fare in modo che le opere pubbliche vengano fatte presto e che si possano mettere in campo subito molti miliardi di opere, vuol dire molto lavoro che si può mettere in campo. Io sono contento che noi questa operazione di velocizzazione la facciamo senza ridurre né le tutele per l'ambiente né le regole per garantire la legalità. Io credo che sarà una cosa che funzionerà. Secondo, c'è tutta una parte che consente di migliorare la qualità delle nostre città, consentendo che l'abbattimento e la ricostruzione di edifici fatiscenti possa avvenire anche qui, considerandole semplici ristrutturazioni, quindi con norme urbanistiche meno complicate e consentendo i lavori in maniera più spedita. Questo provvedimento, insieme al 110% di bonus per chi ristruttura, può consentire di aprire tanti cantieri e può consentire di fare in modo che le nostre città migliorino. Poi c'è tutta una parte che riguarda la digitalizzazione, si creano le condizioni per cui il rapporto tra i cittadini e la pubblica amministrazione sia un rapporto rapido, si possa accedere ai certificati in pochi minuti utilizzando lo strumento informatico, si diffonda la rete su tutto il territorio nazionale. Poi ci sono una serie di norme che riguardano l'ambiente, la green economy, che Mirabella, riguardano dobbiamo la salutarla possibilità. perché c'è la Ho finito. pubblicità e Va bene. quindi ci D'accordo. rivediamo prossimamente.